secondo tempo della partita tra Banda Bassotti e i ragazzi del Black Davis, il punteggio sarebbe di parità 1-1, ma la Banda Bassotti è partita con due reti di vantaggio, visto il ritardo accumulato dai Black Devils nel presentarsi in campo, e quindi il punteggio recita momentaneamente 3-1. La partita si è mantenuta molto attiva nel primo tempo, infatti le due squadre hanno trovato un gol per parte. Siamo infatti adesso nella seconda parte di gara. Gravina tiene questo pallone in campo, servendo il proprio portiere. Con calma prova a risalire il Black. Ricordiamo che è la seconda volta che partono con due gol sotto. Il capitano Fioretto infatti è stato arrabbiatissimo nei confronti dell'organizzazione. Bianco, il lungo rilancio riconquistato però centralmente dai ragazzi della Banda Bassotti. Iodice va a pressare il portatore di palla dei ragazzi di Black, riesce infatti in questo istante proprio Gravina, servito da Costabile, a proporsi in azione offensiva, rimessa laterale a favore dei Black. Fioretto, il capitano, pallone a cercare Costabile, la mette giù, cerca il compagno Gravina ma non lo trova. Con calma ancora prova a imbastire un'azione quelli dei Black, conclusione però decisamente da dimenticare del numero 22, una palla che si perde ampiamente alta e totalmente fuori. Il lungo rilancio a cercare l'attaccante della Banda Bassotti, Raffaele, che però controlla ma non inquadra bene lo specchio della porta. Per Bianco non ci sono problemi, adesso perfetto intervento in fase difensiva di Federico, che toglie il pallone a Costabile, regalando il calcio d'angolo che però non ha effetto, blocca infatti senza problemi il portiere della Banda Bassotti. Rilancio che è preda della squadra dei Black. Fioretto in due tempi riesce a servire Costabile, allarga il gioco, ancora Costabile, bravissimo nella fase di impostazione, viene però il pallone messo alla fine fuori, rimessa laterale quindi a favore dei ragazzi dei Black Devils. Con calma va Costabile, vediamo Costabile, chiama movimento in aria, lo fa Fioretto, marcato però da Gimelli mette il pallone fuori, rimessa laterale, ancora Pozzone servito da Fioretto, prova ad andare, si fa fermare, Iodice non riesce però a servire il proprio compagno, break offensivo da parte dei ragazzi della Banda Bassotti, col tiro che termina di un soffio fuori, dorme totalmente la difesa dei Black e vanno vicinissimo al gol i ragazzi della Banda Bassotti. Adesso Gravina non riesce a tenere il pallone in campo, ci sarà quindi la rimessa, seguiamo quest'ultima azione, il lungo rilancio, ancora però la difesa dei Black che sta facendo davvero gli straordinari per rimediare anche alla situazione di svantaggio maturata in virtù, come abbiamo detto, delle reti accumulate per il ritardo. Il pallone ancora termina fuori e quindi è rimessa laterale a favore della Banda Bassotti, ultima occasione. Vediamo come si svolgerà l'offensiva dei ragazzi in casacca blu, vediamo Iodice cercare una scucchiaiata per il proprio compagno che va in pressing, prende questo pallone, ci sarà quindi calcio d'angolo, vediamo Gimelli in proiezione offensiva, restano due difensori per la Banda Bassotti, Gimelli è totalmente solo, Fioretto se l'è perso, alla fine riesce a rimediare con un grande intervento, palla che finisce in angolo dall'altra parte, va Gimelli, anzi no, Iodice, ma Iodice, il tiro cross, palla che finisce fuori, interrompe il nostro collegamento.